Hello everyone, I'm Mark. How are you today? I hope you're doing well. Today we're going to look at silent letters. In inglese vi sono tanti consonanti che a volte non si pronunciano. In questa lezione vedremo alcune parole dove le consonanti non si pronunciano. Quindi iniziamo per salutare Giuseppe. Hello Giuseppe, how are you today? Good morning, prof! La prima parola è Giuseppe? La prima parola è Fasten. La T è muta e quindi non si pronuncia. Fasten vuol dire allacciare. Make secure. La prossima parola, Giuseppe? Ah, allora often. Often è una delle poche parole che sta cambiando la pronuncia. Quindi si può pronunciare la T oppure no. Quindi often senza la T oppure often. La prossima parola, Giuseppe? Listen! In questa parola non si pronuncia la T. È un verbo e significa ascoltare. Listen. Listen. Giuseppe, qual è la prossima parola? Comb. 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 La B non si pronuncia alla fine, come tante altre parole. È un nome e significa pettine. La prossima parola, Giuseppe? Debt. La B qui non si pronuncia. Debt. Debt. E significa debito. Un'altra parola con la B in mezzo, Giuseppe? Doubt. Qui la B in mezzo non si pronuncia e quindi doubt. Doubt. E significa dubito. Poi, Giuseppe, abbiamo un'altra parola. Questa è fruit. In future lezioni parlerò delle vocali. Per adesso ignoriamo la I. Quindi fruit. Significato è un frutto, ovviamente. Quindi la I non si pronuncia. Poi, Giuseppe? Sweet. Sì, come precedentemente, la I non si pronuncia. Quindi suit. Suit. E vuol dire completo. Ma attenzione, Giuseppe, la prossima parola. Build. In questa parola la U non si pronuncia, quindi build. Build. E vuol dire costruire. Mi dispiace, prof, la prossima volta sarò più bravo. Ed è tutto per oggi. Grazie per avermi guardato. Se volete condividere la lezione, please do so. Per favore fatelo. Se non vi siete iscritti al mio canale, consiglio di farlo. Ci vediamo nella prossima. Bye bye!